Voglio iniziare questo, incontro con il canto dei poveri dell'America Latina. E sono due o tre strofe. Lungo un sentiero ripido e pietroso ho incontrato una piccola bambina che portava sulle braccia il suo giovane fratello. Bambina mia, ho detto, stai portando un pesante fardello. Lei mi ha guardato e ha detto, non è un fardello, signore, è mio fratello. L'altro, che è per noi? Un fardello o un fratello? È una risposta che noi ci dobbiamo fare e alla quale dobbiamo rispondere. Perché in genere diciamo sì, l'altro no, non è un fardello, non è un peso. L'altro è una persona. E allora se è una persona è pure mio fratello, mia sorella. E allora la porto in braccio. Però nella realtà è così? Possiamo dire che tutte le persone del mondo sono il mio fratello e la mia sorella? Cari fratelli e sorelle, e soprattutto voi giovani, ho passato la maggior parte degli anni della mia vita tra quelli che dicono gli ultimi. Perché? Perché li chiamano così, gli ultimi? Che diritti hanno quelli del primo mondo di chiamare gli ultimi a quelli che vivono nel terzo mondo? Che diritto hanno? Le persone del primo mondo forse hanno un diritto acquisito? Hanno il diritto di garantire la propria vita e il proprio modello di vita sopra la vita degli altri? Solo le persone del primo mondo sono i primi, primo mondo, i primi, e gli altri sono gli ultimi, gli esclusi. Da qui la ingiustizia del sistema. Bene, sono 46 anni che vivo con gli ultimi, con i miei fratelli indigeni e medici della massoneria peruviana, che per il sistema del primo mondo sono cani. Non sono persone, no, non sono cani. Cani che devono essere cacciati dai loro territori. Cani che devono essere uccisi. Perché i loro territori devono cadere in mano delle multinazionali del primo mondo. Perché il primo mondo ha bisogno del biodiesel. Al primo mondo non gli interessa che la gente muora di fame. No, gli interessa che i motori e le macchine possano andare. Quello è che gli interessa agli uomini e ai cristiani del primo mondo. Non che muoia la nostra gente. Non che la nostra gente sia considerata gente di seconda categoria, destinata ad essere gli schiavi del secolo XXI delle persone del primo mondo. Giovani, non vi racconto fantonie. Sono considerati cani per questo che il sistema
ha incontrato molti modi per eliminare ai nostri indigeni. Li ha mitragliati, sono andato a caccia degli indigeni come voi andate a caccia di animali. Degli elicotteri sono stati mitragliati. Si sono presentati come le persone caritative che fanno del bene. Hanno dato loro sacco di zucchero, però mescolato a stricnina. Gli assassini del primo mondo hanno dato loro sacchi di sale con arsenico, perché la nostra gente fosse eliminata. E poi questo primo mondo si chiama, siamo civili. Civili? Qual è? Di che civiltà parlate voi? E dove non sono uccisi, i nostri indigeni sono trattati, sono i più sfruttati tra gli sfruttati. E questo per mantenere il livello di vita del primo mondo, per mantenere la cultura del superfluo e la cultura del consumismo del primo mondo. E poi il primo mondo si lava le mani dicendo, mettendo raccolta di panni usati, di scarpe usate per lo sviluppo del terzo mondo. Che ridicolo! Uccidono e poi pensano di lavare la propria coscienza dando le scarpe usate. Hanno detto che tutte le persone hanno gli stessi diritti, però praticamente no. Hanno sterilizzato le nostre donne. Centinaia e centinaia di donne sono state sterilizzate senza che loro sapessero niente. Perché per il sistema del primo mondo l'Amazzonia è una terra da conquistare. Però per conquistare bisogna distruggere. Uccidere la gente e distruggere la foresta amazzonica. Un diritto di lesa umanità. Abbiamo denunciato, noi siamo stati denunciati per aver denunciato. Dove sta questa Chiesa universale? Dove stanno questi cristiani del primo mondo? Dove sono? Hanno utilizzato l'esercito per scacciare dalle loro terre e dalla loro foresta i nostri indigeni, ai nostri nemici. Sono cose che io ho vissuto nella mia carne. Abbiamo denunciato, sono denunce cadute nel vuoto, perché sono, è il sistema che lo esige, vero? Pensano che le persone del primo mondo abbiano il diritto di vivere il loro sviluppo o il loro modello di vita insostenibile, abbiano il diritto di sostenere questo modello di vita, però quasi quasi hanno il diritto di uccidere, no? Noi abbiamo il diritto di vivere, gli altri se vogliono, che ci interessa? Hanno utilizzato le multinazionali europee e nordamericane, hanno avvelenato le acque dei fiumi. Là non ci sono servizi di acqua potabile come la vedi qui. Se vogliamo bere andiamo ai fiumi, se vogliamo bagnarci andiamo al fiume. E questo soprattutto nelle comunità indigene. Multinazionali che eliminano i laghi interni, che sono una riserva di alimento per la nostra gente, avvelenano i fiumi con i residui tossici dell'esplorazione petrolifera.
Centinaia e centinaia di bambini devono morire prima del tempo, perché nel loro sangue c'è cadmio e c'è piombo. Internazionalmente è stato denunciato questo delitto contro l'umanità, però risposta, nessuna risposta. E dove lavorano le multinazionali che si presentano là come a noi portiamo lo sviluppo, noi portiamo il benessere, noi portiamo, che portate? La morte, la distruzione. Queste sono le multinazionali del primo mondo, che per la nostra gente rappresenta morte e distruzione. Però ricordatevi, cari fratelli e sorelle, la persona umana non sta al di sopra della natura, è parte della natura. Per questo dobbiamo preoccuparci di rispettare la natura. I nostri indigeni la chiamano la madre terra. Io rispetto alla terra come rispetto a mia madre, perché mi dà la vita, mi sostiene. Però per il sistema non importa niente, perché questo sistema è un sistema di morte, di distruzione. Però voi vi trovate bene, vi trovate bene, non vi fate problemi. Però lì sì, ci facciamo i nostri problemi, perché i problemi che dobbiamo vivere là sono problemi generati dal sistema imperante qui, che là vuole imporsi con la violenza e con la ingiustizia. Però il sistema vuole apparire un sistema legale, per questo che obbliga alle autorità locali di emettere decreti perché possano giustificare la loro distruzione e la loro nefasta azione, la possono giustificare davanti al mondo. E l'esistenza di questi decreti, che sta alla base della grande protesta massonica nell'anno 2009, nella quale ho partecipato con la mia gente. Abbiamo condiviso le loro allegrie, le loro pene, le loro lotte, e l'ho fatto come cristiano, come uomo, come cristiano e come sacerdote. E se non l'avessi fatto sarei un traditore. Quello che mi hanno chiesto la mia gente quando mi hanno accolto 36 anni fa fu questo: rimani con noi, però sii uno di noi. E a questo impegno, con la grazia del Signore, ho fatto del tutto per essere e per rimanere fedele. Fedele a loro, fedele a Dio e fedele alla mia coscienza. Però sappiateli, cari giovani, per il sistema, chi difende il sistema occidentale, chi difende un indigena e chi difende a quelli che il sistema chiama gli ultimi, è un delinquente, è un terrorista, è un agitatore sociale, è una persona che deve essere distrutta moralmente e distrutta fisicamente. Dal 2006 al 2012, se sono qui è per una grazia di Dio. Io credo nel Dio che cammina con il suo popolo, però con le vittime di un sistema iniquo. È Lui che ha preso le mie difese, se no sarei morto già da tanto tempo. Dal 2006 fino ad ora 3 processi. E ultimamente sono stato liberato con i miei compagni
Recentemente, il 12 di marzo e il 12 di marzo e il 12 di febbraio del 2012. Per questo che una volta liberato da tutti i delitti che no, sono potuto ritornare in Italia per rivedere i miei familiari e per visitare la tomba di mia madre. Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo la festa dello Spirito Santo, vero? Che si manifesta come forza di Dio che smuove dalle fondamenta la casa dove stavano riuniti. Forse noi abbiamo bisogno di questa forza dello Spirito del Signore che ci muova, che ci trasformi dal profondo del nostro essere, per poter essere veri testimoni di Cristo in questo sistema nel quale noi viviamo. Non possiamo essere testimoni di Cristo accomodandoci al sistema. Dobbiamo essere testimoni di Cristo iniziando un nuovo modo di vivere. Dobbiamo ritornare ad essere umani. Dobbiamo ritornare ad essere cristiani e dobbiamo ritornare ad assumere le conseguenze sociali della nostra fede. Dobbiamo iniziare una nuova cultura, non essere schiavi della cultura del consumismo e del superfluo, ma iniziare una nuova cultura, la cultura della sobrietà e la cultura della solidarietà. Se il sistema globalizza la ingiustizia, come cristiani abbiamo il dovere e l'obbligazione morale di globalizzare la giustizia sociale e il rispetto dei diritti umani. Cari fratelli e sorelle, e soprattutto i giovani, è tempo di vivere la nostra vita, però la vita diciamo è sul riesgo. Non dobbiamo aver paura della vita, dobbiamo iniziare un cambio, però questo cambio deve iniziare in primo luogo dal di dentro, dire no alla cultura del consumismo e del superfluo, accontentarci del necessario e a cooperare tra tutti, perché alla nostra gente non si offresca, non si dia le cose usate, i vestiti usati, scarpe usate, tenetevele voi. Uniti tutti perché alla nostra gente si restituisca i loro diritti, i diritti di essere un popolo capace di organizzare la propria forma di sviluppo. Il diritto di essere persone libere, non schiavi delle persone del primo mondo. Questo significa essere oggi cristiani. No, mettere la raccolta di scarpe usate per lo sviluppo del terzo mondo. Tenetevele voi. E come cristiani lavoriamo perché veramente a tutti i popoli si riconosca il diritto che hanno un diritto naturale che i ricchi e i poderosi del primo mondo hanno tolto loro, e che noi come cristiani abbiamo l'obbligazione di difendere. Costruiamo un mondo differente che è possibile nella misura che lo vogliamo e nella misura che ci lasciamo trasformare da questo spirito di Cristo. Ricordiamoci, l'altro non è un fratello, l'altro è un fratello. Vi ringrazio di tutto cuore, cari fratelli e sorelle, e ringrazio di una maniera speciale il Reverendo Parroco per l'opportunità che mi ha dato questa sera di incontrarmi con voi. Giovani,
un modo differente è possibile. Non permettete che gli adulti vi lasciano a voi un mondo invivibile, dove non c'è vita ma solo morte e distruzione. Cambiate. Cambiate. È il vostro dovere. Grazie.